Saluto mamma, quella è 4 maggio di 50 anni fa, non immaginavo. Non immaginava che in una giornata insolitamente fredda e nebbiosa la sua vita di calciatore di uomo cambiasse radicalmente. Una brusca svoltata verso un futuro diverso che non aveva previsto, calcolato, in un soffio, il deserto. Niente intorno di quello che fino a un momento prima rappresentava il suo mondo. Il grande Torino era morto e a lui, il destino, aveva lasciato in dote soltanto una lacrima da spendere in silenzio, quasi di nascosto. Io quella notte avevo perso un momentino il ben dell'intelletto, no? Così, avevo perso il senso dell'orientamento, il senso delle ore, ecco, non sapevo più se era giorno, sa, per me erano dei fratelli. Cos'è stato dopo che Pozzo e un caro amico nostro furono quelli che andarono, diciamo, a ricostruire un momentino le membra, così, dei miei compagni per un riconoscimento, perché adesso immagini questo aereo che è andato contro questo muro, ha disintegrato tutto quanto. Dopo quella tragedia io dovetti scappare da Torino, dovetti fuggire perché la gente mi indicava come l'unico superstite, non ci stavo, diciamo. D'altra parte avevo questo ginocchio che da questa grave distorsione io non sono guarito, ha capito, perché i più grandi luminari non mi hanno fatto guarire e io mi sono salvato da Superga. E allora dovevo scappare e andare via perché ero troppo in... ma questo, sa com'è, magari passavi in via Roma o passavi in via Garibaldi, qualcuno ti conosceva, insomma. E allora sono d'accordo con la società, sono andato a Spezia, che è la mia città, e sono guarito con le sabbiature di Monterosso. Noi calciatori di allora non avevamo poi la possibilità di una pensione, non c'erano delle assicurazioni particolari, di modo che uno magari parte del guadagnato lo poteva mettere in queste assicurazioni che oggi ci sono. Poi ti danno magari una certa pensione. Cioè tutti quanti eravamo un po' in attesa di sistemarci con un lavoro impiegatizio, e se possibile, ma se no di avventura commerciale come ho fatto io poi quando sono rimasto solo. Lei si è sentito un uomo fortunato? Fortunato senz'altro, però mi ha lasciato un marchio di desolazione e così di infinita, di infinito dolore, ecco. Se oggi si trovasse di nuovo di fronte Valentino Mazzola, che cosa gli direbbe? L'abbraccerei volentieri, Valentino.